importante carta che costituisce un patto sociale fondamentale, tuttora di una validità straordinaria nel nostro paese, la possiamo leggere in tanti modi. Uno dei modi in cui la possiamo leggere è un catalogo di diritti, in particolare perché di questo che parleremo, il diritto alla salute, ma tanti diritti, ma accanto a questo catalogo di diritti la previsione di presidi, strutture, organismi a tutela, a salvaguardia di questi diritti, affinché siano questi diritti non soltanto parola scritta, ma diventino realtà viva, effettiva. Prendiamo il diritto alla salute. C'era una volta che il diritto alla salute non era tutelato, sostanzialmente, finché non compaiono all'orizzonte i cosiddetti pretori d'assalto, magistrati forti della loro indipendenza, che cominciano a capire che cosa può una magistratura indipendente fare a tutela della salute, per esempio, dei cittadini, dei diritti dei cittadini, intervenendo a 360 gradi in quanto indipendente, senza preoccuparsi di incrociare interessi forti che possono risentirsi del fatto che il controllo di legalità si indirizza anche a loro. E non succede subito nel nostro paese. Entra in vigore la Costituzione, passano degli anni prima che funzioni davvero il Consiglio Superiore della Magistratura, che tutela l'indipendenza dei magistrati. I magistrati, quando funziona il Consiglio, si sentono più indipendenti, forti e robusti, e intervengono per esempio a tutela della salute. Faccio un esempio concreto e parlo dei fanghi rossi di Scarlino. C'era una volta che nel nostro paese era consentito scaricare i veleni più velenosi, più tossici, più capaci di danneggiare la salute pubblica nelle acque, nei fiumi, senza che succedesse niente, perché non c'era nessuna norma che lo vietava e nessuna norma che imponesse dei depuratori. Finché alcuni pretori, forti della loro indipendenza, costituzione alla mano, pretori d'assalto mi ha fatto ripensare che avessero tra i denti un coltello, no, tra i denti avevano la Costituzione che consente, impone, è compito della Repubblica operare per una crescita in termini di diritti, in termini di uguaglianza. Questo loro facevano con la Costituzione fra i denti, assaltando i privilegi e le ingiustizie con la Costituzione in mano o tra i denti, se preferite. Questi pretori si ricordano, l'avevano studiata all'università, l'hanno rispolverata, di una norma che protegge il patrimonio ittico del nostro paese, i pesciolini. Cioè una norma che proibisce di avvelenare i pesci scaricando rifiuti tossici, tra l'altro anche nel mare o nei fiumi. Una norma che prevede, per chi fa queste cose in danno dei pesciolini, un reato da poco, come diciamo noi, bagatellare, punito con una contravvenzione da niente, poche lire all'ora di multa. Però attenzione, un reato, quindi un qualche cosa che mette in movimento l'intero meccanismo del processo penale, con tutti gli strumenti che il processo penale prevede, compreso il sequestro di ciò che produce il reato e che, se continuasse a funzionare, potrebbe determinare ulteriori conseguenze da noi. Morale: questi pretori d'assalto sequestrano la Montedison, una potenza, stabilimenti della Montedison, stabilimenti di una società, di un'impresa, che allora era seconda, forse neppure seconda, soltanto la Fiat, un impero economico-finanziario, anche politico. Questo hanno potuto fare magistrati indipendenti. Risultato, poco tempo dopo, la legge Merli, la prima legge che tutela effettivamente la salute dei cittadini. Lo scandalo del sequestro degli stabilimenti della Montedison è stato talmente forte che, ecco, c'è anche questa legge e per la prima volta la salute dei cittadini, diritto garantito nella Costituzione, viene tutelato da questo presidio previsto dalla Costituzione stessa, che è una magistratura autonoma e indipendente, capace di funzionare in maniera autonoma e indipendente. E questo cammino in progresso è continuato fino ad oggi. Non mi è facile parlarne perché sono processi che ha istruito la Procura della Repubblica di Torino, ma ne parlo con un assoluto rispetto per quelle che saranno le sentenze, voi d'appello, voi definitive, di queste vicende. Ma il caso ThyssenKrupp e il caso Eternit, il caso ThyssenKrupp conclusosi in primo grado, il caso Eternit è vicino alla sentenza di primo grado ma non ci siamo ancora, sono lì a dimostrare come sia cresciuta una nuova cultura nel nostro paese per quanto riguarda la tutela della salute di nuovo, ma anche la tutela della sicurezza sui posti di lavoro.
Questo consente la nostra Costituzione. Questo è il progresso che la Costituzione, con una magistratura indipendente garantita in quanto indipendente dalla Costituzione, consente di fare. Questi sono i valori, la straordinaria attualità, potenzialità della Costituzione oggi che conviene salvare. E invece